Un concorrente dell'attuale edizione del Grande Fratello ha rivelato di aver litigato con una famosissima ex vippona, ovvero Katia Ricciarelli. Era il 2006, e sulle reti Mediaset andava in onda il reality La Fattoria con Barbara D'Urso alla conduzione. Nel cast c'erano, tra gli altri, Selvaggia Lucarelli, Aldo Montano, Alvaro Vitali, Giastine Mattera e Pamela Petrarolo. Proprio quest'ultima, parlando con Enzo Paolo Turchi, ha ricordato quell'esperienza televisiva, durante la quale litigò proprio con la Ricciarelli. Anch'io feci una litigata brutta con Katia Ricciarelli. Praticamente litigò da sola, io ero piccolina, avevo 27 anni, era il mio primo reality. Lei mi aggredì verbalmente perché non avevo cambiato le lenzuola subito perché andavano lavate. Lei mi puntò e io rimasi senza parole. Mi prese uno sfogo di pianto. Lei si rese conto, venne lì e mi chiese scusa davanti a tutti. Donna forte e sensibile. Non puoi mancarle di rispetto perché è un mostro sacro ed è una persona più grande. Si accorse di aver esagerato e mi chiese scusa. Era proprio un attacco gratuito. Dopo l'esperienza alla Fattoria, Pamela si è riavvicinata al mondo del reality nel 2022 partecipando all'Isola dei Famosi e, quest'anno, insieme alle amiche Ilaria Galassi e Eleonora Cecere, sta partecipando al Grande Fratello.